Salve a tutti amici, sono Mr. Delric. Forse vi ricorderete di me per video come risolvere i vostri problemi finanziari e infrapersonali con l'ausilio del gladio, o come impagliare la vostra preda etrusca. Allora ragazzi, quest'oggi siamo arrivati con un nuovo video di Rome 2 Total War. Siamo arrivati anche al punto in cui inizieremo a dare battaglia all'ultima città etrusca. Abbiamo creato il nostro veterano. Adesso ho visto che finalmente mi dà la possibilità di poterlo unire al resto del nostro esercito. Tanto che lo facciamo immediatamente, gli diciamo anche di fare addestramento militare, per cui alzeremo un pochino l'esperienza e il grado di combattimento delle nostre truppe attuali. Allora, eccole qua, vedete qui adesso c'è anche il veterano in mezzo alle nostre truppe. Allora, vediamo, adesso per il momento mi sembra che non sarà possibile spostarle. Noi ci teniamo vicina anche la flotta, che purtroppo, visto che comunque il mare al momento è conteso, mamma, sarei tentato di venire qua di nuovo e fargli il culo a questi bastardi. E quasi quasi lo potrei anche fare, ma vabbè, lo risolverei automaticamente questo giro, lo facciamo sicuramente. Dobbiamo anche terminare, ragazzi, di riparare gli edifici che il terremoto ha distrutto la volta precedente, per cui dovremo spendere un bel po' di soldi, purtroppo, però va fatto. Allora, fatto questo, allora sicuramente le nostre truppe navali, che sono in netta superiorità, le portiamo all'attacco, ma faremo una risoluzione automatica. Ok. Una vittoria decisiva. Allora, modalità aggressione, modalità di protezione. No, no. Vai, vai. Aggredisci in maniera selvaggia. Oh là, le abbiamo colate a picco. Allora, ok, abbiamo perso fondamentalmente 10 uomini, ne abbiamo fottuti 40, va bene. Allora, rilascia prigionieri, uccidiamo i prigionieri perché questi mi hanno fatto incazzare. Allora, questa flotta ha aggiunto molte vittorie, il suo audace equipaggio sarà ricordato. Allora, vediamo perché se per caso hanno acquisito gradi, esatto. È il caso. Allora, ottimi cecchini. Allora, un più 4% ai tiri al minuto per tutte le navi di supporto. Più 4% tiri al minuto per tutte le navi con armamento pesante. Più 4% abilità offensiva corpo a corpo per tutte le navi d'assedio. Allora, facciamo per il momento quella da supporto, perché non credo di avere truppe particolarmente potenti al momento. Ok. Allora, fatto questo, iniziamo poi di nuovo a dirigerci verso il centro. Qui vedo che hanno un'altra flotta, però hanno praticamente solo la nave dell'ammiraglio, per cui eventualmente potrebbe essere una buona soluzione per dopo. Allora, qui stiamo riparando, abbiamo detto. Vediamo un attimo com'è la situazione qua, perché purtroppo non abbiamo nemmeno tanti soldi. Qui abbiamo l'altare di Giove, che però ci toglierebbe del cibo. Oddio, ne abbiamo tanto, anche a dire il vero, però. Io adesso sto aspettando semplicemente che Brindisi, in particolare, mi termini la sua costruzione qui del produttore di ancore. Anfore, cosa sto dicendo? Ancore, ragazzi, porca miseria. L'ancora di certo potrebbe essere utile in un'ambientazione di questo tipo, ma non è questo il caso. Allora, produttore di anfore sta terminando e io sarei anche propenso ad ampliare, a farlo diventare un villaggio romano, ma non tanto Brindisi quanto Cosenzia. Solo però che fondamentalmente così ci bruciamo un pochino tutti i soldi.
È che vorrei risolvere anche il problema del malcontento, che al momento ce n'è un pochino. Allora, vediamo un attimo il perché c'è questo malcontento. Allora, differenze culturali. C'è differenze culturali. Allora, per le differenze culturali purtroppo avremo bisogno dell'editto per la latinizzazione, solo però che bisogna conquistare l'intera provincia. E al momento non è questa la soluzione. Schiavi meno 2, fazione meno 2, c'è l'età, ci sono le tasse, presenza militare 3, che non è tanto. Allora, una cosa che potremmo fare è sicuramente quella di aumentare. Oh, mamma mia, ma che schifo! Non possiamo reclutare chissà che cosa, purtroppo, per cui dovremo aspettare con sacrosanta pazienza. Anzi, no, vedo che Brindisi ha la possibilità di costruire, di espandere la città e di poter costruire un qualche cosa. Allora, il campo di Marte, che può dare la possibilità di costruire astati e veliti. Questo invece serve il campo d'addestramento militare, dà un più 5% alla morale dell'unità dopo il reclutamento. Per il momento questo non me ne faccio un accidente, preferisco fare il campo di Marte. È bene avere la possibilità in una regione di poter costruire comunque dei soldati. Per cui per il momento, ok, lo dedichiamo a quello in modo tale che eventualmente dopo ampliamo un pochino la guarnigione con delle truppe serie, per favore, e di modo anche che teniamo un pochino più sotto controllo questa zona. Fatto questo, signori, passiamo il turno. Adesso per il passaggio del turno, ragazzi, a meno che non ci sia un qualche cosa di veramente importante, ve lo risparmio perché, come avete visto, il mio computer ci mette parecchio tempo a fare il passaggio del turno. Per cui, eventualmente, se non ci sono fatti salienti, lo salteremo in tronco, ok? Ecco, ok, Cartagine non ha fatto nulla. Dovrebbe essere abbastanza rapido questo giro, vediamo solo degli spostamenti di alcuni nostri, neanche alleati, ma soltanto dei nostri vicini. Però sapete, non si sa mai, è bene tenere sotto controllo comunque la situazione. Urca miseria! Ecco ragazzi, allora, va bene, questo direi che è proprio un fatto saliente, perché mi stanno attaccando. Mi stanno attaccando con tantissime delle loro unità. Per cui dovrò ritirarmi perché di certo non potrei sopravvivere. E se ne sono anche tornati indietro. Per la miseria, ragazzi, come ci hanno preso un po' alla sprovvista, ma d'altronde era necessario per fregare, diciamo, la loro flotta. Mamma mia, per un attimo ho pensato di essere davvero, davvero nella cacca. Ma poi io vorrei anche pensare a questo, ragazzi. Come fanno gli Etruschi con una singola città a riuscire a sopportare e supportare un esercito così grande? Cioè, un'armata di quelle fattezze. Perché comunque ogni uomo che noi assoldiamo, diciamo ogni unità che noi assoldiamo, ci costa un mantenimento ogni turno, la dobbiamo mantenere ogni turno, costa del denaro. Ecco perché, diciamo, ciò che potremo guadagnare ogni turno, se noi costruiamo più truppe, vedremo calare il nostro guadagno per turno, proprio perché dovremo investire dei soldi per il mantenimento di quelle truppe che abbiamo costruito. Adesso, con una città, I territori e questo. gli insediamenti ben conosciuti dalla tua fazione, di cui però non hai campo visivo, sono coperti dalla nebbia di guerra. Usa gli agenti e gli eserciti Sì, per. lo so cos'è la nebbia di guerra. Allora, ricerca completata, perfetto. Allora, riforma dell'addestramento. Ok. Oddio, no, una disgrazia. Allora, il nome di uno dei tuoi sudditi è sulla bocca di tutti, non si è certi se questo sia un bene. Che cosa diavolo è successo? Perché una disgrazia? Cosa è successo? Fammi La vedere. gravitas rappresenta la popolarità e la reputazione di un personaggio all'interno del mondo romano. Aumenta o diminuisce gradualmente a seguito di vittorie militari, sconfitte schiaccianti e altre azioni durante le missioni,
o a seguito delle decisioni prese dopo i dilemmi. Quando raggiunge un certo livello, il personaggio diventa abbastanza importante da poter partecipare alla vita politica. Cioè, allora ragazzi, uno dei miei generali, chi cazzo sei io non lo so, d'accordo, ma sei fuori di testa, sta chiedendo il permesso di navigare la Cloaca Maxima. Allora, la Cloaca Maxima, che cazzo è? Cioè, porca puttana, stiamo parlando di un cesso? Sostiene che lo spettacolo sarà una piacevole distrazione per il popolo e mostrerà la grandezza dell'architettura romana. Cioè, ma stiamo parlando delle fogne e tu vorresti navigare nelle fogne, ma ti fai pigliare per il culo? Cioè, siamo romani, non siamo al circo. Ma impediscilo. Chi cazzo era quel coglione? Mamma mia. Vabbè. Allora, dunque, abbiamo detto suddito acquisisce notorietà, ma con una stronzata. Gli aiutanti aumentano, un più uno all'autorità. Inviamo la lista, perché per il momento abbiamo tutto quello che ci serve. Allora, abbiamo un cazzo di generale che è demente, cioè guardate, un tratto che è demente, abbiamo un ammiraglio della flotta che è demente, vabbè, e l'altro invece che è leale, almeno qualcosa di positivo c'è. Costruzione completata, ok, il produttore di anfore, e ricordo non di ancore, ma di anfore, ok. A Brindisi. Allora, visto che sei demente, Your Royce. Allora, prima di tutto facciamo una cosa di questo tipo. Allora, intanto bisogna Scusi. scegliere una nuova tecnologia da ricercare. Allora, vediamo un po'. Dunque, c'è il mercante di schiavi, la possibilità di costruire il mercante di schiavi. Il mercante di vino. No, io continuerei sul discorso militare. Manovre leva. Allora. Iniziamo a pensare anche al discorso flotte, per cui costruiamo questa. Cioè, sviluppiamo questa tecnologia. Ok. Quindi potenziamo un pochino le flotte navali. Allora, la nostra spia How can I be of è il caso assistance? che tu mi venga a rompere le palle a questo esercito. Facciamo l'assassinio, per cui potremmo cercare di avvelenare il generale. Non riuscito. Va bene, abbiamo buttato via un po' di soldi. Hanno scoperto il nostro agente. Ok. Allora, Gian Giorgia, per favore, ritorna un pochino indietro. Noi qua non abbiamo nemmeno truppe abbastanza grandi da poter far fuori questi, perché sono tanti, sono parecchi. Allora, d'accordo, ci proviamo lo stesso, ragazzi. Ci proviamo lo stesso. Ci avviciniamo, eh. Ci avviciniamo, ci mettiamo qua. Tu Put your backs into it, you men. con Ready for flotta. orders. Ti avvicini che voglio che fra un po' dovrei dare For honor and supporto. glory. The sea beckons. Esatto, non, allora, in realtà le truppe navali non possono andare particolarmente al largo in mari profondi, perché in quest'epoca, ragazzi, la navigazione era un po' problematica, nel senso che bisognava essere sempre a vista della costa, altrimenti si rischiava la perdita della rotta, si rischiava ovviamente, non c'erano le stesse tecnologie, bussole o quant'altro, anche se esisteva il discorso per l'orientamento magari con le stelle eccetera, però generalmente si navigava a costa, quindi a una certa distanza dalla costa che fosse visibile per sapere sempre dove ci si trovava. D'accordo?
Dopo questa breve lezione di storia, d'accordo? Andiamo a vedere cosa possiamo fare ancora. Ecco, io vorrei sviluppare intanto anche questo villaggio romano. Anzi, sapete cosa facciamo? Sapete cosa facciamo? Mi piacerebbe rifornire di uomini le nostre truppe qui, per cui... Perché non posso addestrare altri uomini, ragazzi? Mi state dicendo che non posso addestrare nuovi uomini. Perché? Ho il generale qua. Dove cazzo è il problema? Ah, perché ho un massimo. Ho un massimo possibile. Cioè, non posso addestrare oltre un tot. Oh, questa poi non la sapevo. Cioè, questo potrei farlo perché è un'altra regione, ma in questa regione qui no. Non posso addestrare ancora. Vabbè. Ragazzi, proviamo così. Ripassiamo ancora il turno. No, anzi, allora facciamo così. Avrei voluto io costruire, fare altre truppe, ma sviluppiamo questa cittadina. Ok, così aumentiamo anche la... Aumentiamo la popolazione. Ok, passiamo il turno e vediamo come va. Oh, intanto qua vedo che stanno guadagnando punti esperienza. Per cui diventeranno più temibili. Mamma che flotta che hanno qua gli Spartani. Gli Spartani, come cazzo si fa a vedere degli Spartani con le navi? Gli Spartani erano tra le truppe più ignoranti, ignoranti nel senso buono, nel senso che fanteria, 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 tra le più cazzute al mondo. Guarda che rompicoglioni! Porco cane, via, ritirati. Oddio, mi stanno attaccando. No, preferisco attaccare a terra, ragazzi, se posso. Se posso, preferisco attaccare a terra. Allora. Hanno parecchi uomini, non so come riescano a mantenerli, ma cerchiamo di dargli fastidio un pochino con la spia, vediamo di riuscire a infastidirli. Avrei voluto ingrandire un pochino, allargare un po' le mie fila, ma non me lo permettono. Vabbè, adesso vediamo un pochino cosa fare, perché hanno davvero tanti uomini, purtroppo. E dovremmo attaccarla la città, per cui voglio creare un po' di disordini e quantomeno cercare di abbassare il loro morale, perché se siamo in inferiorità numerica e siamo anche in attacco, abbiamo tanti svantaggi. Se almeno abbassiamo il loro morale, li facciamo ammalare o uccidiamo il genere, riusciamo ad uccidere il generale, quantomeno è molto facile che al primo scontro un'unità batte in ritirata, per cui per noi sarebbe molto più facile affrontare questo combattimento. Purtroppo abbiamo una flotta abbastanza scarsa. Io che sono stato abbastanza scarso nel gestirla, per cui ho perso tanti uomini anche. Eccoci qui ragazzi, allora vediamo praticamente che alla fine del turno abbiamo un... dunque vediamo, decimo... Urca miseria. Grado aumentato lurido spettacolo. Infuriato del suo rifiuto di appoggiare i suoi piani, il generale scelse di finanziare gli stessi lo spettacolo. La gente si riunì per guardare. Ma cioè, stiamo scherzando, ha navigato nella cloaca massima e io ho perso potere. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Mi state prendendo per il culo? Ha navigato nella fogna, che cazzo è? Mamma mia. Vabbè. Popolazione incoraggiata. Allora, la gente di questa provincia è soddisfatta della situazione attuale. Oh, questa è una buona notizia, almeno quella. Allora, ok, altri aiutanti, altri aiutanti.
Va bene. Costruzione completata, campo di Marte. Ok, quindi adesso abbiamo la possibilità qua a Brindisi. Ci spostiamo un po' più velocemente così. Ok, di poter addestrare delle nuove truppe, cosa che facciamo immediatamente. Addestrando degli astati. Due truppe di astati. E una di Veliti. Ok. Allora, te vai via. Te vai via. Allora, cerchiamo ancora con la spia, ragazzi, di fare questo benedetto assassinio. Abbiamo 43% di probabilità. Ferita. È stato ferito mentre era in azione. Le servirà tempo per guarire prima di poter tornare in servizio. Che palle! Che palle! Allora, ragazzi, ci proviamo. Sbarchiamo e ci nascondiamo qua in foresta. Returning to land. On the move. No, non si è nascosto proprio in foresta, ma vabbè, rimaniamo lì. Yes. Voi, mamma mia, voi cosa vi faccio? Allora, niente, per il momento non posso fare nulla perché non... Non ho neanche la possibilità di arruolare nuove truppe. Non Fleet ho ben capito reporting. perché questa cosa, ma non importa. E soprattutto come si farà ad aumentarla ulteriormente. Penso probabilmente così. Meno 4 al cibo. Allora. Bisognerà iniziare anche a pensarci. Napoli è un borgo romano. Lo farei diventare un villaggio romano perché gli diamo più olio d'oliva, più 3 al cibo, più 3 alla crescita per turno, 10 di ricchezza derivante dalle attività agricole. Uff, mamma mia, difficile fare queste scelte. Ah no, allora, aspetta che abbiamo il porto. Volevamo fare un porto di tipo commerciale. E direi assolutamente sì. O no, voglio costruire un carpentiere navale. Voglio proteggermi almeno anche nel mar Adriatico, voglio potermi proteggere, quindi aspetterò di poter costruire un carpentiere navale. Qui come siamo messi intanto? Allora, abbiamo meno 2 adesso purtroppo. Ok, niente, ragazzi, l'unica è ancora aspettare. It is an honor to serve Rome. L'unica è ancora aspettare. Facciamo passare il turno, vediamo se... Chi è che ha un'abilità? Ready for battle. Non... Ready for orders. Allora, non è questo. Non è questo. E chi cazzo è allora? Ok, Ready for orders. Ready for orders. no, non ho ben capito chi cazzo è che dovrebbe essere Fleet ad essere reporting. passato. We hunger for battle. Ho capito. Era la gente. Ok, va bene. Allora, campione più 1 allo zelo, più 6% della capacità di movimento sulla mappa della campagna. Non mi interessa. Più 1 all'autorità, meno 10% del costo di esecuzione di tutte le azioni. Più 5% della probabilità di successo critico in tutte le azioni. Ottimo. Più 1 all'astuzia, più 5% della probabilità di sfuggire agli agenti nemici. No, 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 ragazzi. Più 1 all'autorità. Assolutamente sì. Il tuo agente ha una nuova abilità. Tutto ciò Tutto mi ciò mi ha è. gradito. Ma fa piacere, cazzo, che ti ha gradito. Pensavo di essere io a dover comandare i romani, ma se ti è gradita la cosa, oh, bene, brava. Fine turno, ragazzi, vediamo un po' cosa succede. Oh, ragazzi, che bellezza, ci stanno attaccando. Di nuovo. Si sono mossi però molto. Allora, vediamo. Ovviamente ci ritireremo. We must rest a while.
cazzarola sono anche riusciti a ritornare. Niente, devo fare una flotta un pochino più tosta. Perché non si allontanano mai abbastanza, riescono anche a ritornare, tra l'altro. Bastardi. I budini, c'è una popolazione che si chiama i budini, ragazzi, cioè... Vabbè, presi per il culo da tutti, probabilmente. Oh, eccoci, Usa il tasto ragazzi. indietro sulla tastiera per fermare il movimento dei tuoi eserciti, delle tue flotte e degli agenti sulla mappa della campagna. Va bene, ok. Allora, rapporto del Furiere. Abbiamo creato quindi le due unità di Astati e una di Veliti. Adesso andiamo a vedere come è messa di conseguenza questa provincia. Abbiamo addirittura adesso un meno 1. Vabbè. Un meno 1. Non possiamo minare ulteriormente, però. Questa provincia, per cui aspetteremo. Popolazione motivata. La gente di questa provincia è felice della situazione attuale e ottimo. Tratto acquisito, meno 6 all'autorità più 3 allo 0. Ma come? Vabbè. Fazione in ascesa. Mai sentiti. Va bene. Allora, ragazzi. La nostra spia ancora non si vede. Qui stanno continuando a reclutare. L'unica cosa che allora noi possiamo fare, ragazzi, è assoldare qualche mercenario. Allora, per un attacco in città, ragazzi, allora decisamente faremo un paio di questi. E decisamente anche uno di cavalleria. Assumi. Abbiamo speso un po', ma me ne sbatto la ciolla. Adesso siamo decisamente messi molto meglio. Non mi posso muovere. Beh, muoviti almeno qua in mezzo al bosco, che siamo un po'... Vediamo se ci è anche possibile. Cos'è che volevamo potenziare, ragazzi? Che non mi ricordo più. Allora, no, tanto il tempio di Vulcano. Non mi ricordo. Ah, sì, dovevamo fare. Urco, non ce la facciamo per poco. Cazzo, ma dai. Vabbè. Eventualmente il prossimo turno, ragazzi. Allora, signori, siamo pronti per il nostro combattimento. Io direi che la prossima puntata sarà dedicata proprio al nostro combattimento. E quindi attaccheremo questa città etrusca. Spero che intanto il gameplay, ragazzi, vi sia piaciuto. Ci stiamo mettendo un pochino a fare questo combattimento, ma ci dobbiamo prendere un po' anche la mano con il gioco. Fatemi sapere cosa ne pensate, vi ricordo sempre la mia pagina su Facebook, ragazzi, per cui un bel mi piace anche lì e a presto, ciao ciao!